La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro ne lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non prendevano certo l'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Gente da buoni consigli, sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, l'apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario, dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alto uniforme, l'accompagnarono al primo treno. C'erano tutti dal commissario al sagrestano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi, cappello in mano, a salutare chi per un poco senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, farò miserere la sermonzione, il bene effimero della bellezza, la volle accanto in processione. E quella vergine in prima fila e Bocca di Rosa, poco lontano si porta a spasso per il paese, l'amore sacro, l'amor profano.